È la decima puntata di Basket On Air qui dagli studi di NetLike TV a Bologna. Un saluto a chi sta facendo la regia. Ho un po' di ritorno in studio, cioè nelle cuffie, se me lo potete abbassare meglio. E un saluto a chi ci sta aiutando anche dalla sede centrale di Rimini. Buonasera Francesco Livorti alla mia destra. Buonasera, ciao a tutti. Ecco qua e buonasera e benvenuto in studio ad Eugenio Petrillo, che avete sempre visto finora in collegamento, tra poco lo vedrete. Eugenio Petrillo è Basket Magazine, ciao Eugenio. Ciao Alberto. Prima di dare un'occhiata a un piccolo suggerimento commerciale e anche alle risultati classifica di 1 e 2, Eugenio ci dà la situazione di Milano, con Messina confermato, che sta giocando a Monaco contro il Bayern. In questo preciso momento mancano 1 minuto e 36 alla fine del terzo quarto e il Bayern avanti 55-50. Molto bene, e questo è quello, è il risultato fino a questo momento, è stato quasi sempre davanti il Bayern in una gara però equilibrata. Contributo numero 7, spottino che precede le letture dei risultati classifiche di Francesco Livorti. Non c'è Terrieri, ma però lo salutiamo, Lo salutiamo, la prossima settimana rientra. Parliamo di Serie A, iniziamo con la giornata 10, i risultati sono i seguenti, Pistoia-Napoli 81-76, partita giocata sabato 2 dicembre, Reggiana-Pesaro 101-68, anche questa disputata nella giornata di sabato, domenica Sassari-Milano 89-83, Scafati-Brescia 83-89, Treviso-Brindisi 86-60, Trento-Venezia 106-79, Varese Cremona 68-75, Virtus Bologna Tortona 99-70, per una graduatoria che vede al comando la Segafredo con la Germania, quota 16 punti, frutto di 8 vittorie e 2 sconfitte. Seguono Trento, Napoli, Venezia, quota 14, a 12 Reggio Emilia, a 10 Pistoia, Milano, Cremona e Tortona, a 8 a braccetto Sassari, Scafati e Pesaro, a 6 punti Varese, a 2 Treviso che trova al primo successo di questo campionato e l'Eppi Casa Brindisi. Una nota a margine per quello che riguarda Scafati: con Spino Sacripanti lascia per problemi di salute, Jasmine Repeja in pole per sostituirlo, ma ci arriveremo durante la puntata di oggi di Basket On Air. Possiamo dunque, Alberto, se ho il tuo benestare, passare direttamente alla Serie 2, girone rosso, con la giornata numero 12 che si è aperta con Verona Cividale 80-71, Forlì 82-62, Udine Nardò 79-57, quindi si ferma dopo 7 vittorie di fila alla corsa dei pugliesi, Orzinuove Trieste 69-87, Rimini Piacenza 83-78, torna al successo l'RBR, chiusi Fortitudo Flat Service Bologna 75-82, velocemente uno sguardo anche alla classifica che vede al comando i bianco-blu bolognesi a quota 20 punti con 10 vittorie e 2 sole sconfitte, seguono Trieste, Forlì e Udine a 18, Verona a 16, Nardò a 14, a 10 Piacenza e Cento, a 6 Cividale e Rimini, a 4 Orzinuovi e Lumara San Giove chiusi. Molto bene, prima di collegarci chiedo alla regia se i collegamenti sono pronti, un aggiornamento da Eugenio Petrillo su quanto sta succedendo all'Armani Jeans a Monaco. In realtà il risultato è rimasto invariato da quando abbiamo fatto il primo aggiornamento, il risultato è rimasto sul 55-50, l'unica differenza è che ora mancano 50 secondi alla fine del terzo quarto. Molto bene, c'è ancora un quarto intero da giocare e Milano potrebbe ancora rimetterla in pista. Ricordiamo che Milano sarà domenica alla Segafredo Arena. No, al forum. Al forum, a Mediolanum Forum per affrontare proprio la Virtus Segafredo. Allora, se sono pronti i primi due ospiti, Marco Bonamico e Stefano Pilestri, non ci sono ancora, allora semplicemente gli dobbiamo segnalare di collegarci. Prima allora di sentire i nostri ospiti, volevo verificare con Francesco e con Eugenio qualcosa che tu hai visto e sentito oggi pomeriggio. Sei andato all'allenamento della Virtus, hai diciamo, ascoltato le parole del coach che dopo sentiremo. E hai percepito un po' di atmosfera, sì. È una settimana delicata perché si gioca tanto.
molto difficile, molto complicata. La Virtus, tra virgolette, ha la fortuna di giocare il back-to-back di Eurolega, entrambe le partite in casa, e quindi questo può essere un vantaggio, soprattutto per gli spostamenti e per questioni logistiche. Comunque sono avversarie temibilissime, Barcellona e Maccabi sono due delle compagini che in estate sono intervenute in maniera più massiccia sul mercato. Il Barcellona è una squadra che non ha bisogno di molte presentazioni, il Maccabi sta vivendo un momento un po' particolare, lo Certo. sappiamo per questioni che non riguardano per nulla la pallacanestro giocata, e mi hanno già anche informato di importanti dispiegamenti di forze dell'ordine e Normale. sicurezza. La Virtus affronterà la partita col Barcellona e con qualche dubbio di formazione, perché ci sono diversi elementi del roster che non sono al meglio. Uno su tutti, Alessandro Paiola. Oggi l'ho visto abbastanza zoppicante, ha un edema osseo che lo sta Tormentando, molto tormentando. tormentando, Altri ok. in dubbio, Jalen Smith, che ha subito una scavigliata a Monaco di Baviera, e Abassa era stato assente domenica contro Tortona per un problema, e poi comunque Achille Polonara è rientrato contro Tortona ed è una notizia meravigliosa, però comunque ha subito un Certo. prolungato stop, quindi va sempre molto ponderato il suo rientro. L'allenamento di Polonara ve lo faccio dopo, lo vedremo. Dopo la pausa, mi raccomando, restate sintonizzati, un Magari anche motivo in prima, più, se non riusciamo a collegarci subito. perché è un bel contributo che la Virtus, ovviamente ringraziamo il club bianconero che ci ha dato la possibilità di metterlo qui in onda su canale 18, ha voluto omaggiare un giocatore che nel mese di ottobre ha dovuto andare sotto i ferri per un gravissimo problema, e a me ha fatto molto piacere ritrovarlo alla Segafredo Arena con il sorriso, accolto da un pubblico favoloso, accolto anche dal nostro avversario come Tortona, che si è tirato sul cappello appena è tornato sul parquet di gioco Achille Polonara. La mia prima partita in fiera, lo dico tranquillamente, è coincisa proprio con il ritorno in campo di Achille Polonara, e mi ha fatto molto piacere perché mi sono emozionato. È un ragazzo squisito, prima di tutto è un rientro importante come uomo al basket giocato, poi Certo. penso che possa essere un elemento importante anche per Banchi in vista delle rotazioni. Mi ha fatto molto piacere perché paradossalmente ha trovato il canestro da 3 punti, quando al mondiale ha faticato da questo fondamentale. Quindi bentornato Achille Polonara. Credo che domani contro Barcellona non lo vedremo in campo, non lo vedremo nei 12, ma è un valore aggiunto in futuro per la Hai Segafredo. fatto bene a segnalare, aggiungo solo il fatto, poi abbiamo il primo collegato, che Achille ha fatto finalmente un canestro da tre, che fa tre, è una sua specialità. Mancava dalla Esatto. preparazione per i mondiali. Esattamente, dal punto di vista tecnico è assolutamente un suo punto forte, che non gli riusciva. Perché ho coinvolto il mio amico, se mi posso permettere questo termine, Stefano Pilastrini, coach di Cividale, questa sera? Intanto lo saluto se c'è. Ci sei, Stefano? Ciao a tutti. Ciao, buonasera a te. L'ho coinvolto perché Stefano ha fatto un post, devo dire, a difesa del ruolo dell'allenatore, ma secondo me intelligente rispetto alla conferma che Milano ha fatto ieri di Ettore Messina con due righe di comunicato dell'assistente di Giorgio Armani, Pantaleo dell'Orco. E tu su Facebook, e io ho sottolineato quello che tu hai scritto, poi parleremo della tua A2, della tua squadra, del tuo campionato, ovviamente, hai detto che una società del genere va premiata. Perché è una società che dà una mano a se stessa, dà una mano all'allenatore. Scusami, sintetizzo, ma penso più o meno di aver espresso il tuo pensiero, no? Grosso modo. Lo vuoi articolare Guarda, meglio, Stefano? grazie che mi dai l'opportunità di chiedere questa cosa, perché come poi ho scritto anche sotto, non è che faccio questo comunicato, cioè questo post, perché Messina ha bisogno di un avvocato No, difensore, certo. perché voglio dire, non è la sua carriera parla per lei. Poi non è quello il punto. Il punto è che quando ci sono proprietari, presidenti, grandi imprenditori, uomini di successo assoluto, che capiscono quanto è importante non vedere le cose dall'oggi al domani, ma programmare e non essere schiavi solo dei risultati a breve termine, questo credo che sia un segnale importantissimo che spero arrivi anche agli altri presidenti. Noi viviamo in un mondo che ha preso poi dal calcio, dove la figura dell'allenatore è lo stesso allenatore, è bravo quando vince e diventa scarso quando perde.
ed è una cosa incredibile, senza pensare che è la stessa persona. Magari ci sono squadre o società che prendono, che mandano via un allenatore, ma poi lo richiamano poco più avanti, con dire, non aveva più in mano la squadra, oppure i giocatori non avevano, non posso cambiare tutti i giocatori, oppure devo non so, dobbiamo pure fare qualcosa, quando ovviamente se tu pensi che quell'allenatore sia bravo e che sia la persona giusta per costruire un progetto, bisogna che proprio in quei momenti lì lo rinforzi, proprio in quei momenti lì fai capire a tutti che è chi comanda, ma non come fanno in molti dicendo, dando fiducia a tempo, ma addirittura dici quello è il momento per allungare il contratto a un allenatore. Se tu ritieni che sia un allenatore bravo e che sia solo in un momento in cui non ha tanto in mano le cose o non è, o ha bisogno, o c'è bisogno di ribadire chi comanda, e gli allunghi il contratto, ed è la cosa che fa un grande personaggio come Armani, un grande gruppo come gruppo Armani, che evidentemente nella sua azienda fa così, ed è credo che uno dei motivi per cui è stata un'azienda di grandissimo successo. Penso che sia un segnale importante, volevo sottolineare questo. Assolutamente, intanto a proposito di Armani, un aggiornamento da Eugenio Petrillo sulla situazione, poi ti faccio una fotografia che ho fatto anche chiacchierando ieri con Ettore, prego. C'è un aggiornamento importante perché Milano ha trovato il vantaggio 62-58 e mancano 7 minuti e 14. Ok, siamo nel quarto quarto, lo voglio ricordare. No, io volevo segnalare, approfitto per ricordare a tutti che martedì prossimo alle 18 in Sala Borsa viene presentato un libro di Dan Peterson dedicato all'avvocato Parelli. Ho avuto l'onore e il piacere di curarlo, questo volume, che è edito da Minerva, e ovviamente sono tutti invitati, poi Stefano avrà allenamento, voglio dire, e no, non potrà venire da Cividale a Bologna in quell'occasione, ma appena ci incroceremo o sulla spiaggia di Cervia o dove vorrà lui o come l'ultima volta in Piazza Renzo, se ho un libro in tasca glielo allungo volentieri perché lo legge volentieri. Ettore, molto ricorda, volentieri. Ettore ricorda in quel libro che lui perse un derby cadetti, non so se qui la squadra cadetti della F l'allenavi tu, ma lui perde un derby cadetti e lo perde, diciamo, inopinatamente, lo perde anche male. Arriva Parelli in spogliatoio e gli dice lei è confermato, e questo dà all'allenatore una grande fiducia. Ma calcisticamente ricordo anche, che abbia ragione Stefano, cioè spesso ci sono presidenti che si comportano al contrario, ricordo che quando il Bologna perse rovinosamente a Cesena un derby l'anno di Manfredi appena tornato in Serie A, Gino Corioni va davanti alla squadra, io avevo l'orecchio, si poteva allora, attaccato alla porta dello spogliatoio e origliavo, letteralmente, e dice, sentite bei tifi, poi dice anche qualcosa di meno proponibile televisivamente, io voglio dirvi che il vostro allenatore è questo fino alla fine del campionato e forse anche il prossimo, ciao, e se non mi scanso mi travolgo uscendo dalla porta, perché io avevo l'orecchio incollato alla porta stessa per origliare, no? Questo per dirti che c'è della gente che ragiona così, che forse ragionava così più un tempo che non oggi, perché tanto Parelli quanto Corioni sono persone che non ci sono più e appartengono a un'epoca passata. Questo per confermare quello che tu dici. Certo. No, è esattamente così. Fra l'altro sì, ricordo quel derby con Ettore, sì, dove proprio alla palestra Virtus fuori casa noi vincevamo una partita, su una partita molto bella per noi, e mi ricordo che Ettore alla fine era abbastanza provato, perché non si aspettava, non era un'abitudine per loro perdere, in casa. Però Parelli, da grande allenatore, credo che fece la stessa cosa una volta anche con Alberto Bucci, io credo che sia una cosa tutto sommato apparentemente semplice, ma che nell'emotività che ti porta fare sport e avere questa lucidità nei momenti difficili, come è chiaramente il momento dell'Armani, la lucidità di fare una cosa di questo tipo, di dare stabilità e rinforzare la fiducia all'allenatore, credo che sia una grande cosa, insomma.
Francesco e Eugenio se hanno quesiti da porre a Stefano. Direi di passare direttamente alla Gisteco Cividale, così parliamo del presente. Cerco di fare un po' una fotografia, poi il coach giustamente può intervenire quando vuole. E, la Gisteco purtroppo con il capo con Verona è inciampata nella quarta sconfitta di fila, rispettivamente con Trieste, Fortitudo, Cento e appunto la Tezzanis Verona. L'ultimo successo è quello contro Rimini in casa lo scorso 4 di novembre. Parlando dell'ultima uscita, Verona ha vinto 80-71, c'è però subito la possibilità, a partire da domani sera, per poter rialzare la testa al Palagisteco contro Orzinuovi. Cosa dovete fare? Anche perché credo sia una partita veramente molto importante in vista della corsa salvezza o comunque zona mediana della classifica, coach. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo. Sai, è un campionato tremendo. Per noi, sai, Cividale... siamo un piccolo club, l'anno scorso da neopromossi abbiamo fatto una stagione entusiasmante, le conferme sono sempre difficilissime in un campionato con 6 retrocessioni, quindi un campionato davvero, davvero duro. Noi siamo una squadra che sappiamo che dobbiamo lottare ogni partita, che dobbiamo sudarci una salvezza. D'altra parte abbiamo deciso di fare una squadra come piace fare a me, come piace fare al mio club, cioè con tanti giovani da lanciare, che si basa sulle scommesse, nei miglioramenti dei ragazzi, e quindi non dobbiamo avere angoscia anche in un momento difficile come questo. Io ho il quarto anno che sono lì, è il primo vero momento difficile, sono state tre stagioni davvero belle, siamo arrivati a un buon livello. E abbiamo giocatori di rampa di lancio, giocatori giovani che stanno crescendo, però da qui a passare alle vittorie non è semplice, e adesso è quello che vogliamo fare. Quindi con grande umiltà, con grande coraggio e anche però ambizione vogliamo risalire la classifica. Ripeto, sappiamo che è difficile, sappiamo che è un campionato complicato, però vogliamo dimostrarci all'altezza. Eugenio, qualcosa da chiedere al coach? Prima magari il ragionamento di Milano. Milano è avanti di 2 punti, 65-63, 4-24 dal termine. Sempre qui Libertison, prego. Se siete d'accordo, a me piacerebbe chiedere una curiosità proprio di stretta attualità. Domenica abbiamo visto a Bologna Tortona prendere una sonora batosta dalla Virtus, ma Ramondino ha perso in settimana un giocatore fondamentale, se non il più importante, come Mike Dome. Esatto. Quindi avevo una curiosità per il coach, cioè come si gestisce la partenza dell'uomo chiave a fine novembre e poi se è giusto che il mercato sia sempre aperto, se non cambi troppo gli equilibri all'interno di una stagione. Buona domanda. Vai pure, Stefano. Allora, comincio dalla seconda cosa. Io istintivamente sarei uno legato al fatto che la squadra si fa d'estate e poi si va avanti con quella squadra, perché da un punto di vista sportivo cambiare troppo le cose in corsa non è bello e non è neanche una cosa... cioè altera un po' i valori delle squadre durante la stagione, sì. Però è ovvio che non è più possibile, lo sport va avanti, non può avere leggi diverse da tutte le altre cose, quindi con questa situazione bisogna convivere. Sinceramente credo che Tortona abbia fatto bene a lasciare andare via sto ragazzo, che desiderava andare in un altro club, avrà avuto ovviamente dei vantaggi economici, però tenere un giocatore contro voglia è un errore. Come si gestisce? La prima cosa è cercare di far capire agli altri che è un'opportunità il fatto che si aprono degli spazi che questo giocatore copriva. Però è ovvio che in qualche modo va sostituito, quindi o si pensa che la squadra abbia risorse interne per sostituirlo, o se no comunque bisogna andare quando si va così pesantemente in uscita sul mercato, bisogna andare anche in entrata, ripeto, a meno che non si ritenga di avere giocatori che possono con più spazio coprirlo veramente. Quindi questi secondo me sono i due ambiti, un po' una responsabilità maggiore di quelli che ci sono, dandogli loro la chance di sfruttare l'opportunità e lo spazio in più, e entrare sul mercato per trovare un giocatore che lo sostituisca.
Torno subito a Francesco, ti voglio solo chiedere se rispetto alla realtà in cui sei nato e ti sei affermato professionalmente, che è la Fortitudo, senti della contentezza rispetto al momento che loro stanno vivendo e alla rinascita che indubbiamente è avvenuta in condizioni difficoltose quest'estate, ma complessivamente molto bene. Io poi ho il difetto di essere amico della famiglia Tedeschi, quindi sono anche un po' di parte da questo punto di Non vista. dirla a me. Certo. Beh, che sia dell'altra parte, io di base resto virtussino, questo è evidente. Però ho veramente molta stima per Stefano e per Andrea e credo che sia una bella cosa per tutto il basket italiano. Detto che magari il fatto che adesso i rincalzi non funzionino tanto, però ti può far consentire forse di avere del tempo per programmare anche un loro migliore inserimento nel contesto, se i ragazzi sono disponibili a farsi guidare anche dal loro coach. Te lo chiedo, anche Sì, questo è un aspetto no, che hai tu detto puoi tutte valutare. cose che condivido. La cosa che, allora, intanto l'ambiente Fortitudo, allora, Stefano Tedeschi è tuo amico, mio amico, e la famiglia Tedeschi in generale, ma soprattutto una persona che è non rispettata di più, cioè non c'è Certo. una persona da cui ho mai sentito dire o mai sentito negatività. Sì, E giusto. questo ha dato una credibilità a un ambiente che in questo momento ne aveva bisogno, perché Certo. aveva proprio bisogno di una persona così credibile, così seria, così che quando lui parla tutti lo ascoltano con rispetto. E quindi questo credo che sia il primo grande punto. E poi hanno fatto le cose con intelligenza. Non hanno preso un allenatore esperto, si sono basati su giocatori che in quel momento non erano considerati, diciamo, sai, Radoiro può sembrare un po' un capro espiatorio, Fantinelli sembrava un giocatore così che avesse finito la sua corsa alla Fortitudo, invece hanno costruito attorno a questi giocatori, dandogli realmente le chiavi in mano, con un sistema molto solido basato sul primo quintetto. La panchina, a mio parere, non è assolutamente così scarsa, perché, tanto per dire, Conti l'anno scorso è stato premiato come miglior giocatore Certo, di Serie B. della Serie B, Io chiaro. l'anno scorso, con una squadra con tutti i giocatori che venivano dalla Serie B, sono arrivato quinto in campionato. Quindi non è che sono scarsi, semplicemente c'è un gap importante anche di fiducia fra il primo quintetto e il secondo quintetto. I giocatori del secondo quintetto non sono stati finora all'altezza degli altri, anche perché gli altri stanno giocando meravigliosamente bene. Quindi è chiaro che questa differenza in questo momento si sente, però, come dici tu, potrebbe essere, cioè io non credo che siano così scarsi neanche dalla panchina. Poi è ovvio che mi sembra che ci siano anche delle scelte tecniche che portano a basarsi molto sul primo quintetto e magari Vero. anche forse a guardare al mercato, non lo so, per rinforzare la panchina, questo non lo so, però Beh, credo Stefano, che ti interrompo finora. solo per dirti, scusami, solo per dirti che Della Rosa era un obiettivo reale, poi è sfumato per ragioni, diciamo, contingenti, ma era veramente un obiettivo, questo penso che si possa Sì, dire. e quindi è chiaro che in questo momento mi sembra che la panchina sia lì ad aspettare per capire se la si può cambiare qualcosa Certo. o se bisogna dare spazio a quei giocatori. Però, ripeto, penso che sia stata una scelta molto intelligente quella di basarsi molto sul primo quintetto, che è realmente forte e che sta producendo. Adesso il passo successivo sarà o di coinvolgere qualcuno della panchina o di andare sul mercato. Mi sembra che siano tutte scelte molto razionali, molto ben fatte, e quindi il momento di fiducia che c'è attorno alla Fortitudo, credo che sia poi il primo posto in classifica. Cioè, Ma era chiaro. praticamente hanno perso una partita senza Radori, se no le hanno vinte tutte, quindi insomma, la situazione mi sembra che più rosea non potrebbe essere. Giustissimo. Prima di ridare la parola a Francesco, una cosa velocissima, un saluto a Stefano Ballotta che è già collegato, il nostro Piri Numbers. Ci Oh. sei? Ciao Stefano. Ciao. Ti teniamo un attimo in panchina, abbiamo qualche Ah, guarda, piccolo. io Scalda la voce intanto. sì, sto guardando Monaco contro Partizan, quindi.
Ok, perfetto. Invece noi seguiamo Bayern Monaco contro l'Olimpia, che siamo messi come? Siamo messi che mi sembra molto la partita di domenica tra Milano e Sassari, di questo batti ribatti di triple, okay. Poi sto guardando un po' distrattamente. Comunque a 1:56 secondi Milano è avanti di 3 lunghezze. Molto bene. Francesco, poi andiamo anche verso una conclusione. Passiamo da un campionato bellissimo come l'Eurolega a un altro che secondo me quest'anno più che mai è veramente entusiasmante, la Serie A2. Che sia girone rosso o che sia girone verde. Quindi chiedo al coach che la vive da diretto interessato, da diretto protagonista, se si è fatto un po' un'idea di quali sono le squadre che possono fare il salto in avanti di categoria, da una parte, ma magari anche dall'altra, visto che secondo me quest'anno più che mai il girone rosso è leggermente più forte rispetto a quello verde. Posso farlo litigare, Stefano, se riesco con i suoi corregionali, ma è più forte Udine o Trieste? O la migliore resta Cividale? No, allora, sono due squadre fortissime. Secondo me l'organico di Trieste è veramente straordinario, però Udine è fatta davvero bene, quindi se devo dire la forza dei singoli è per Trieste, ma la chimica di Udine mi sembra un qualcosa in più, quindi se dovessi scommettere qualcosa scommetterei su Udine. Ok, perfetto. Rispetto a quello che ha detto Francesco, qualcosa da rispondere? Allora, sì, Trapani e Cantù, Fortitudo, Udine, Trieste, queste sono le squadre più forti. Trapani l'organico più forte, anche la Fortitudo, secondo me, se troverà la quadra giusta, la quadratura giusta con la panchina, squadra veramente forte, vediamo. È chiaro che per la Fortitudo questo discorso della panchina diventa fondamentale, perché nei playoff si gioca ogni 3 giorni. Per la stagione va bene così, giocando una volta alla settimana. Per i playoff, che si gioca delle volte domenica, martedì, venerdì, domenica, il fatto di avere una rotazione un po' più lunga è fondamentale. Un minuto alla pausa pubblicitaria, al saluto a Stefano e al grazie come sempre per la sua amabilità, per le sue analisi, per la sua professionalità che porta in giro da 30-40 anni, insomma è un po' più giovane di me, ma non molto. No, assolutamente. Grazie a te, grazie a voi e un saluto a tutti a Bologna. Ciao. Grazie davvero, Stefano. A presto, coach. Buona serata. Notizie ancora da come si chiama l'arena lì di Monaco? BMW Park. Esatto. La notizia è che Milano è più 6 ore più 4 in questo momento e manca 1 minuto e 16. Molto quindi bene. Siamo sul finale. Cosa dici, Francesco? Andiamo in pausa. Ormai, ok che sono conduttore, però il più bello dello studio è Alberto Bortolotti, quindi quando si dice che devo andare in pausa, si va a punto e basta. Purtroppo, nonostante l'età, pensa come sono messo questi video. Andiamo in pausa. A tra poco, restate lì.
Stavamo guardando con Eugenio Milano che sta gestendo il finale per portarlo a casa. Tonut commette un fallo, chiamiamo tattico, in senso calcistico. E poi non adesso per queste regole fiscalissime moderne probabilmente lo andranno pure a controllare, perché è stato un contatto un po' duro. Credo che sia comunque fallo comune, normale. Milano è sopra di uno? Di tre, mancano 8 secondi. Il Bayern di Laso ha chiamato time out, quindi tra poco avremo... Il Bayern dovrà sicuramente tirare da tre. Può succedere assolutamente di tutto. Ci diceva Stefano Ballotta, prima di vedere il video di Polonara, che è collegato con noi, che sta guardando Monaco, che partita stai vedendo dal punto di vista della piacevolezza del dettaglio tecnico, Stefano? Allora, una partita dove sono due squadre, forse sono due squadre peggiori da questo punto di vista, come circolazione di palla e insomma, come infatti sono negli ultimi posti come assist, ma sono due squadre che hanno un talento individuale pazzesco, quindi certo. Al primo pick and roll si va a giocare subito l'uno contro uno, grande atletismo dei Monegaschi e grande talento di Panther e compagni. Più avanti di 5 il Partizan, con la solita arena con 25.000 persone che portano avanti la squadra. Il pubblico calcistico, Sì, è una roba. Calcistico in senso numerico. È un pubblico calcistico, sì, e sì. Come dico sempre, il 50% non vede nulla. Perché... è vero. Sì, beh, il basket è uno sport da fare per 7, 8, 10 mila spettatori, non di più, per sue caratteristiche, se lo vuoi vedere bene. Poi ci vai perché... A questo punto, ragazzi, visto che stiamo parlando di due partite della 12ª giornata di Eurolega, vi vado a leggere anche i risultati delle gare già terminate. Efes Panathinaikos, terminata 71-68, Alba Berlino Zalgiris 64-62, il Real Madrid vince sul campo dell'Olympiacos 71-77. Quella me la vado a vedere appena torno a casa. E ti ho spoilerato il risultato, mi dispiace. Comunque. Domani invece Asvel Maccabi Tel Aviv alle 20:15, Baskonia Fenerbahce alle 20:30, così come Valencia Stella Rossa e Virtus Bologna Barcellona. Francesco, ma il Bayern ha messo un canestro impossibile da centrocampo. Supplementare. Sì. Overtime alla BMW Arena. E adesso Achille Polonara, che si merita un video lungo 3 minuti, qualcosa di più, perché è esattamente prodotto dalla Virtus, che va ringraziata, e noi lo sottoponiamo ai nostri spettatori. Poi, dopo una pausa pubblicitaria, chiacchiereremo con Stefano Ballotta. 1, 2, 3, 4, 5, tanti. 9, ultimo. 10. Sono contento perché dopo quasi 2 mesi dall'operazione mi sento bene e sono pronto per tornare a giocare. My name's shining, ride with a dope type and display all my 4 diamonds. Hustle openly greeted, keeping them on the edge of the seats like I fit the streets. But my dream is so far from similar, living large is perimeter based. And if you consider accomplishments on a scale that can change. Molte persone mi hanno scritto nei social, mi hanno scritto comunque ragazzi che hanno avuto questo tipo di problema, diciamo rincuorandomi, dicendo guarda, tranquillo che torna tutto come prima, io dopo questo problema ho avuto 2 figli, 3 figli, 1 figlio, quindi non ti preoccupare. Per 32 anni sono stato fortunato, non ho mai avuto nessun intervento, nessuna operazione di nessun tipo. E quindi anche fare un'operazione mi preoccupava. Una volta fatta l'operazione ho detto basta, il peggio è passato, invece in teoria è quasi più importante l'attack post-operazione che l'operazione in sé per sé. L'attack ti dice se questo tumore è andato male, è finito da qualche altra parte del tuo corpo, invece è rimasto lì. Ricevi e vai, poi ti rimetti a posto e vai. 4, vai. 1, 2, 5, bravo, questo. Lo stesso oncologo mi disse guarda, ti puoi allenare, anzi se ti alleni sarebbe meglio, perché comunque i tuoi polmoni hanno bisogno di essere allenati, perché tramite la chemio così possono essere danneggiati, invece
sono sempre andato, diciamo, oltre la fatica, nonostante comunque la settimana che ho fatto la TM è stata tosta. Perché facevo anche un semplice esercizio in palestra e mi sentivo veramente molto stanco, come se avessi fatto due partite di fila. Quindi ho sempre cercato di andare oltre la fatica, oltre lo sforzo, proprio per cercare di tornare il prima possibile. All'inizio magari è stato un po' diverso, proprio a causa di queste cose che ho fatto per la mia salute. Poi dopo, pian piano, diciamo, dalla seconda settimana già mi sentivo molto meglio ed era un progresso che uno fa una volta che torna dall'infortunio. Quindi inizialmente magari è stato diverso rispetto all'infortunio normale, poi dopo molto simile. Partita, naturalmente vorrò, non vedrò l'ora di giocarla, schiacciare da metà campo, sì, esatto. Roba del genere, sarò bellissimo. Super carico, però so anche che a 32 anni ho anche capito che quando prendi una partita in questa maniera a volte fai solo peggio, fai brutte figure, quindi cerco di almeno giocarla in maniera tranquilla, come se non mi fossi mai fermato e basta. Mascolo, palla per Polonara che si prende la tripla. Achille Polonara da 3 punti. La voce del nostro collega e amico Dario Ronzulli, che sottolineava il canestro da 3 di Achille Polonara, veramente un filmato molto bello, quasi commovente, direi molto, molto toccante l'esperienza personale di Achille Polonara. Tornerei alla BMW Arena perché non è finito il tempo regolamentare. Infatti gli arbitri sono andati a controllare quanto tempo effettivo fosse rimasto dalla tripla impossibile di Baca, è rimasto meno di un secondo, 5 decimi, e Milano ora sfrutterà questa occasione per magari un tap-in vincente che sarebbe clamoroso ancora di più. È pronto il contributo numero 8, il contributo commerciale, e Roberto Monfantini, che è un amico ma è anche il nostro capo, ci scrive: lo puoi lanciare dicendo la nostra Federica Papacena è andata a vedere come il San Marino Outlet Experience si sta preparando al Natale. Volete contraddire Bonfantini? Veronica, oggi ci troviamo qui in questa location particolare perché vogliamo parlare del Natale. Come vi state preparando al periodo natalizio in corso? Il periodo di Natale per noi è il periodo più magico dell'anno e ci stiamo preparando con tante attrazioni per grandi e piccini, a partire dalla giostra dell'Ottocento alle nostre spalle, alla pista di ghiaccio in Event Plaza. E entrambe le attrazioni sono gratuite per i nostri ospiti. Durante il mese di dicembre, per tutti i sabati di dicembre a partire dal 2, i più piccoli avranno tantissime attività e laboratori e workshop didattici in preparazione del Natale, per cui potranno incontrare Babbo Natale, gli elfi, scrivere la letterina, ma ancora anche creare delle decorazioni natalizie, candele di cera, insomma veramente tante tante attività, un programma ricco di eventi centrato chiaramente sulla magia del Natale. Grazie e vi aspettiamo a San Marino Outlet Experience. Una possibilità, un'opportunità, direi, visto che nostro genio di quelle parti, Piada, Saraghina e un po' di Natale. Patrimonio della UNESCO. Io faccio l'EFO e tu Babbo Natale. Io posso fare Babbo Natale, vengo da Rovaniemi. Con tanti la bambini gita. Piccoli non ci stanno seguendo adesso, sono già a letto, quindi no, possiamo assolutamente evidenziare questa cosa. E Milano? Milano ha sbagliato con Devon Hall l'ultimo tentativo dei tempi regolamentari, quindi si andrà all'overtime. Sono curioso di vedere un po' la squadra di Messina come reagirà a questa rimonta quasi inaspettata degli ultimi secondi. Mi pare giusto, psicologicamente, scusate, è un po' una mazzata, diciamo la verità. Farsi rimontare per andare supplementare sì, in questo mondo. È un minuto 17, è una bottale. Erano più 6. È proprio così. Allora, Stefano Ballotta è pronto, intanto è finito Monaco Partizan?
No, perché mi sono spostato sul Bayer, visto che mi avete detto, ve lo dico subito, 70-66, siamo all'ultimo minuto per il Partizan. 18 secondi dovrebbero mancare alla Stefano, lotta. raccontaci che cosa hai messo in grafica Ma stasera. scusate, posso Dimmi. dirti una cosa prima? Ho visto Certo. due numeri adesso, ho visto due numeri di Bayer Milano, Sì. In due rimbalzi offensivi di Milano in tutta la tutta la partita? partita. Beh, In non è tutta la male. partita, 15 Buon numero. palle perse di Milano contro 7. La conclusione è 19-0 per Milano su palle perse e 16-0 per il Bayer sul rimbalzo offensivo. Una partita pazza, negli ultimi 5 Vero. minuti solo tiri da 3 Da punti. tre, esatto. Infatti mi ricordava Una molto la roba. partita con Sassari di Milano di domenica. Esatto, è proprio così. Una Allora, roba senti, orrenda, tra virgolette. è corretto. C'è una grafica tua, l'abbiamo. Non so che numero è, a che numero corrisponda. Grafica numero 3 per Numero la 3, quella regia. di Stefano Ballotta. Che cosa ci fai vedere, Stefano? Allora, A proposito di Bayern. a proposito di Bayern, cioè ho analizzato quello che è successo nella partita con il Bayern. Nel primo ho fatto, sono Quattro spicchi quattro del tabelle, televisore, esattamente. esattamente dove sulla destra c'è l'attacco della Virtus, sulla sinistra l'attacco del Bayern. La prima in alto a sinistra è la concentrazione, ho preso in considerazione solo i lunghi, Sì. quindi voi vedete nel primo tempo quanto i lunghi siano stati messi, diciamo che siano stati attivati, quanto abbiano lavorato e quanto abbiano tirato dall'interno dell'area. Nel terzo quarto, sempre i lunghi, potete vedere come la situazione è cambiata. Sì. Sostanzialmente in area Hanno ci si è occupato meno andati. l'area, sono serviti meno in area. Assolutamente, questo nell'ultimo quarto, come potete vedere, allora i pallini colorati sono i canestri realizzati, quelli bianchi sono quelli sbagliati, sono i tiri sbagliati, non l'avevo premesso. Nell'ultimo quarto, come vedete, il Bayern ha fatto due canestri da dentro l'area, L'evento due, su uno? di cui uno però di Ibaka a un secondo dalla Sì, fine. è vero, Quindi ricordiamo. sostanzialmente hanno fatto un canestro a testa i lunghi da dentro l'area. In realtà il loro lungo branco ne ha fatto anche uno da 3 punti, quindi, però è da 3 punti. Nell'area Certo. praticamente non ci si è più andati con i lunghi. Invece vedete in basso a destra che cosa è successo, dove il Bayern ha vinto la partita. L'ha vinta perché i piccoli, qui sono presi in considerazione tutti i giocatori, ok? Tutte le azioni dell'ultimo quarto e come potete vedere il Bayern l'ha vinta con i piccoli, andando dentro con i piccoli sotto canestro, e mentre la Virtus questo non l'ha fatto. E se volete qual è la mia conclusione è i lunghi in attacco non hanno più fatto niente, ma quello che è successo alla Virtus è i piccoli che sono andati dentro hanno segnato una volta sola. Dipende però da un lungo, che è il giovane croato Brankovic, che nei 7 minuti dell'ultimo quarto in difesa ha stoppato 2 volte Ljungberg, insomma ha fatto girare alla larga e fatto sbagliare i giocatori della Virtus. Qui si è decisa la partita, quindi non per i lunghi come ho letto da tante parti, ma in questo modo qui, perché ricordiamoci che dopo 3 minuti dell'ultimo quarto la partita era ancora 72-71, cioè, quindi Corretto, era ancora in parità. non so se Eugenio e Francesco vogliono aggiungere qualcosa, analisi sempre piuttosto interessante e ripeto non scontata Assolutamente, di anche perché se Stefano. uno ha guardato abbastanza superficialmente la partita, dice che i lunghi avevano deciso la partita. È chiaro che hanno avuto un impatto importante, e il tema dei lunghi è sempre attuale, soprattutto in casa Virtus, e anche oggi Banchi l'ha ritirato fuori dal momento che la Virtus si appresta ad affrontare Barcellona e Maccabi, che sono due giocatori e due squadre che hanno giocatori sotto canestro veramente molto forti. Però effettivamente pensando alla partita col Bayern, mi ricordo Sylvain Francisco ed Edwards che nell'ultimo quarto sono andati spesso in penetrazione, hanno fatto malissimo alla difesa Virtus e poi il lungo Brankovic un po' inaspettato ha aiutato Ibaka a fare un bel lavoro sotto le plance.
Francesco, prima di guardare Banchi, di farlo commentare anche a rapidamente, Dunston è un giocatore favoloso, ma ovviamente deve essere aiutato dai propri compagni di squadra, soprattutto dai propri lunghi, insomma, dai compagni di reparto, e quindi può garantire 15-20 minuti di qualità, di fisicità, di esperienza. È logico qui, non tanto Keko, che è in fase un po' particolare della sua stagione in Virtus, quanto da Michei contro Bayern Monaco, l'ho visto in difficoltà anche perché rientrava dopo due settimane di stop, contro Tortona, test forse meno probante, ha giocato bene, quindi potrebbe essere la partita di Jordan domani contro Barcellona, come diceva giustamente Eugenio, come ha ripetuto anche in precedenza Stefano, sotto le planche c'è in Europa tanta lotta, e la Virtus deve in qualche modo essere aiutata anche dagli esterni. Esempio, Cordinier deve prima di tutto entrare al 100%, perché lui ha qualità fisiche, atletiche, per poter mettere una pezza, magari qualche svarione di un lungo bianconero. Commento prima di sentire il coach, Stefano Ballotta. Sì, il discorso di Cordinier piuttosto che delle guardie, Francisco Edwards del Bayern, è se batti il primo uomo, poi il lungo va in aiuto e dopo lì è finita. È quello che devono fare le guardie della Virtus. Diciamo che Cordinier è quello che probabilmente lo può fare meglio. Più difficoltà hanno altri, ecco, a fare okay. Questo tipo di gioco, perché non avendo più Teodosic bisogna andare a canestro in maniera completamente diversa. E chapeau come sempre a Toko Shengelia, non lo ripetiamo ogni volta a Basket On Air, è stato l'MVP del mese di ottobre del campionato di Eurolega, ma secondo me lo sarà anche del mese di novembre, o poco ci manca. Tutte le volte che si parla di Shengelia mi viene in mente la definizione che ha dato Walter Fuochi, che ripete spesso nei suoi pezzi, la Siro, perché vedo Shengelia e vedo una mostra su Assurbanipal, su Ninive, sulle zone degli Assiri, dei pezzi di storia. Scusa, Alberto, voglio solo aggiungere una cosa riguardo Shengelia. Non è così scontato che Shengelia avrebbe fatto le stesse prestazioni con un lungo, grande, grosso. Hai ragione. Corretto. È tutto da verificare, non è una somma matematica, come sapete bene. Non c'è mai una somma matematica nella pallacanestro, esatto. Devo dire nemmeno nel pallone, per quello che può contare. Luca Banchi, prima di tornare in studio, salutare Stefano con un rapido commento e andare verso una conclusione. Luca Banchi è il numero 9. Scusate. Esatto. Contributo 9. Dovremo cercare di opporre grande fisicità, aggressività. Essere coraggiosi, in questi casi serve anche un briciolo di incoscienza, perché la logica direbbe che sembra difficile arginare il loro talento. Stanno vivendo un momento di grande esaltazione, ci sono stati nuovi innesti, ma in generale poggiano su una struttura di gioco che è consolidata negli anni. Si vede da come stanno in campo che c'è alle spalle un lavoro di anni che lo staff precedente è riuscito a fare per costruire un modello di gioco che adesso, con questa nuova guida tecnica, sembra addirittura aver trovato ulteriore impulso. Ma noi metteremo in campo, penso, abbastanza faccia tosta per cercare di rendergli la vita difficile. Mi dispiacerebbe il contrario. Senti, dopo due mesi di Eurolega, un primissimo bilancio si può fare. Qual è l'aspetto su cui secondo te questa squadra deve ancora lavorare anche per essere competitiva contro il Barcellona e fare quel tipo di partita lì che vuole? No, è troppo presto. E per troppe partite abbiamo dovuto rinunciare a giocatori che hanno alterato la nostra struttura, il nostro equilibrio di gioco. È troppo presto. Mi piacerebbe vedere la squadra al suo completo, giocare per qualche settimana per veramente riuscire a capire quali sono. Purtroppo non sarà nemmeno questione di queste due gare, perché sembriamo destinati comunque ancora a dover fare delle rinunce dell'ultimo momento, e quindi andiamo avanti con l'idea di prendere il meglio da chi sarà in campo, però pensare a quello che è la nostra fisionomia ancora è prematuro, perché non abbiamo veramente mai giocato con la nostra
struttura di squadra, nemmeno ad inizio campionato, quando nelle prime uscite Dobrić era infortunato, reduce dal mondiale, quindi la vera Virtus ancora non siamo riusciti a vederla. Abbiamo cercato sempre però di essere credibili nel modo in cui ci siamo proposti. Spesso ci è riuscito, talvolta no, ci sono stati dei cali che dovremo imparare ad evitare, però è una stagione molto dura, come ci immaginavamo. Stiamo faticando noi e molte altre squadre a tenere alta la tensione e il livello di rendimento quando giochi così frequentemente. Quindi avere tutti i giocatori a disposizione potrebbe aiutare. Milano male, vero Eugenio? Milano male nel senso che è sotto in questo momento di 8 lunghezze quando mancano 33 secondi alla fine. MVP direi a questo punto Carson Edwards, che sull'82 pari si è messo il Bayern sulle spalle e ha segnato 7 punti consecutivi, quindi è proprio protagonista assoluto. Stefano, che cosa dire in conclusione di questa serata? C'è ancora ballo. Barcellona ha perso solo 2 partite e le ha perse in trasferta. Basta. Ok, basta. Tutti i tifosi virtusini come te si staranno certamente cercando le chiavi in tasca. Esattamente. No, ma sai, per vedere il bicchiere mezzo pieno, altrimenti sai... Hai già perso prima di cominciare. No, ti aspetto martedì sera in Sala Borsa alle 18 per il libro di Peterson di Minerva, che ho avuto l'onore e il piacere di curare. Se ci siete, chiunque abbia me lo devo segnare. L'evento è aperto assolutamente a tutti, riserveremo un po' di posti per gli ex giocatori, insomma, per le autorità che eventualmente verranno, il presidente Lega Gandini, il presidente federale Petrucci, se riuscirà ad esserci, Luca Baraldi, piuttosto che non dipenderà dall'allenamento, anche Luca Banchi, la Virtus come la Fortudo ha la cena ufficiale, diciamo, di Natale quella sera, quindi non so se e quanti potranno esserci della squadra. Quando è? Giovedì? Martedì prossimo, il 12, alle 18, Sala Borsa, che devo dire, quando per la prima volta Dan Peterson l'ha vista restaurata l'anno scorso, quando presentammi il suo libro, disse che è veramente un contenitore che non esiste al mondo, non c'è un posto così bello per farci delle presentazioni, assolutamente, credo che questo sia veramente un gioiello bolognese di prima grandezza. Grazie Stefano, buonanotte. Ciao, buonanotte a voi. Allora, detto che Milano sta perdendo... Ha finita? No, va fino a 84. È finita. Il finale tocca a Scuri Volti. Purtroppo quando ci diverte il tempo vola, quindi rapidamente andiamo con il quintetto base. Ah, c'è uno spottino, per il numero 7. Scusami. Spotta. Velocissimo. Okay, per la regia grafica numero 10... Partiamo da Toko Shengelia, allora, perché l'abbiamo citato e chiamato in causa qualche minuto fa, 16 punti in 28 minuti, 23 di valutazione, ormai è un cliente abituale del quintetto nostro. Sì. Fortitudo. Sì. Ma non è che adesso cominciate a prendere i buoni anche i prossimi? Cose incredibili. Avete preso dei gabinetti per degli anni consecutivi. Quest'anno avete preso veramente due giocatori. Brava la società. Brava ovviamente tutta la dirigenza che si occupa di mercato, in modo particolare Canaletta Basciano, che saluto, certo, e anche Attilio Caia, che sta facendo un lavoro fenomenale. Ma tornando serio, hai citato un americano della Flat Service, Mark Ogden, 30 punti in 39 minuti e 39 di valutazione con anche 10 rimbalzi. Giovanni Tomasini, così facciamo contento anche Eugenio, tifoso possiamo dirlo, ma lo dico tranquillamente, RDR, 18 punti in 23 minuti e 23 di valutazione di Lega. Fabio Valentini di Forlì, 15 punti in 24 minuti e 13 di valutazione per il netto successo dell'Unieuro sulla sella 100. E poi Kevin Hervey, ex Virtus, attualmente alla Reggiana, 29 punti in 29 minuti, 39 di valutazione e 10 rimbalzi. Il coach che non è presente in grafica è quello di Trieste, Christian, alla sesta vittoria di fila, pallacanestro Trieste. E ne approfitto a questo punto anche per recitare la giornata numero 13 del Regine Rosso di Serie 2 Old World West. Si apre domani alle 20 con Cividale Orzinuovi, ex di giornata Martino Mastellari, tra l'altro ex anche della Fortitudo. Alle 20:30 invece tre partite: Piacenza Udine, 100 Verona per la sella. Bella.
out Mitchell, Bocevski e Benvenuti, e Nardò Forlì fuori per la compagine pugliese, Smith, Nikolic e Steward Junior. Tra l'altro Nardò, che si è fermata a causa dell'ottima partita di Udine, 7 vittorie di fila per la KDL. Il posticipo di questa giornata è Fortitudo Rimini giovedì 7 dicembre alle 20:30. Si va per questa partita verso un altro tutto esaurito alla Paradozza. Rinviata invece a mercoledì 24 gennaio alle 20, Trieste chiusi. Molto bene, direi che possiamo tranquillamente salutare, forse anche rispetto alla durata dell'ora leggermente in anticipo, ma così lasciamo spazio al TG e a Speed, che prosegue questo martedì e il prossimo per chiacchierare ancora della fine della stagione motoristica, che ha avuto il trionfo Ducati nelle moto, doppio trionfo MotoGP e Superbike, e il rinnovo contrattuale a Charles Leclerc, che ha lasciato forse un po' di amaro in bocca a Sainz, ma di questo vi parlate proprio. Ultima nota, perdonami, ovviamente dovevo citarlo in questo spazio, Francesco Pellegrino, nuovo giocatore di Rimini. Vado a leggere rapidamente il comunicato dell'RBR, perché Pellegrino in questo momento è in fase di recupero da un'operazione al polso della mano destra e verrà aggregato al gruppo di lavoro seguito dallo staff tecnico e medico per permettergli di recuperare attraverso una riabilitazione mirata in campo. Una volta recuperato, Pellegrino verrà messo a disposizione di Corso dell'Agnello. Vado a fare un riassunto: dovrebbe essere pronto l'ex Udine entro il mese di gennaio, un pivot 213 cm, classe 91, e certamente un giocatore di categoria che può dare una mano alla compagine biancorossa. Magari prima che finisca la stagione, ovviamente la mia è una battuta, perché in realtà se lo hanno preso, l'hanno tesserato, saranno convinti che questo giocatore per un bel po' di giornate possa dare un contributo valido. Grazie davvero Eugenio Petrillo. Grazie a te Alberto, buona serata. Basket Magazine, lo ricordo, grazie a Francesco Livorti. Con me ci ritroviamo tra due settimane, esatto. Mentre con Eugenio la settimana prossima, perché posto. Prenderà per vostra fortuna il mio posto. Diciamo che Eugenio martedì sarà un inviato molto speciale e non voglio rivelare niente spoiler. Assolutamente altro. Saluto la regia di NetLike qua a Bologna, saluto e ringrazio tutti i ragazzi di Rimini, tutti quelli che ci hanno seguito e gli sponsor che ci danno sempre una mano. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Icaro Sport ringrazia APU Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas, più grandi insieme.